Al Ministero delle Politiche Agricole il ministro Martina ha ospitato 25 tra i più importanti chef italiani per costituire insieme il primo forum della cucina italiana, uno strumento di lavoro finalizzato a prendere atto della straordinarietà dell'enogastronomia nostrana, del fatto che rappresenti già un importante fatto economico e che ha ancora grandi potenzialità. Mettere a sistema queste professionalità e condividere un percorso di lavoro era l'obiettivo di questa mattina. Sono contento perché la riunione è andata molto bene, ci siamo dati appuntamento a luglio in Expo, andremo avanti anche con questo obiettivo. Creare un sistema legislativo per aiutare la ristorazione italiana sia all'estero ma soprattutto all'interno dei confini nazionali è una delle finalità del forum. Tutti abbiamo un punto in comune che è la valorizzazione del nostro territorio, perché ora avere una voce unica che parla di territorio, abbinare la ristorazione, il cuoco, quasi come a dei monumenti storici italiani. Io sono sempre convinta che ci sono determinati prodotti che non possono essere goduti all'estero, ci sono determinati prodotti per cui la persona deve venire qui in Italia ad assaggiarli, perché è impossibile riuscire a mantenere la freschezza o le caratteristiche diciamo palatali di quel particolare prodotto. Devono venire qui in Italia, questo devono fare. Che l'Expo sia allora un invito per loro. Esattamente, esattamente.